stipendio base di 800 euro al mese. Enrico De Carli ha 23 anni, è uno studente bresciano di veterinaria con la passione per l'agricoltura. Ha appena acquistato ad un prezzo agevolato un terreno demaniale di circa 90 ettari in Toscana per trasformarlo in un allevamento di animali. L'obiettivo è quello di allargarsi pian pianino e vedere fino a dove si può arrivare. Una passione, quella per la campagna, che lo accompagna fin da bambino. Io avevo l'ape per i 14 anni. Che ci facevi con l'ape? Portavo in giro l'erba, il fieno, quello che mi serviva. Dal nord al sud, per rilanciare l'agricoltura partendo dai giovani. Come? Destinando a imprenditori agricoli under 40 oltre 5.000 ettari di terre del demanio. Questo è il cuore del progetto Terre Vive. Siamo in Sicilia, nelle campagne di Piazza Armerina. Qui il 26enne Marco Savoca, che lavora insieme ai fratelli nell'azienda agricola di famiglia, si è aggiudicato un lotto di terra dove realizzare i suoi sogni. Ci vuole molta passione. Il primo passo sarà sicuramente quello di ripristinare le coltivazioni originali di questa terra. Ed è su questa terra che ora vedete brulle, che si estende per circa 20 ettari, che sorgerà una coltivazione di noccioline, un tempo diffusissime nella zona. Oltre ai frutti della terra c'è anche il progetto di creare attività turistiche. Questo rudere rappresenta il mio più grande sogno, cioè quello di poterlo restaurare, portarlo ai suoi antichi fasti e fare qua dentro dell'accoglienza agli ospiti, ai turisti. E il ministro dell'agricoltura Martina spiega: stiamo dando la possibilità a tanti giovani di realizzare i loro progetti. Il governo è in campo per il ricambio generazionale nell'imprenditoria agricola.